questo mio nuovo video è indirizzato in primis a coloro che non hanno mai letto i romanzi di Appendice di Luigi Natoli, quel Luigi Natoli, scrittore palermitano, la cui produzione letteraria è veramente immensa. I suoi sono romanzi storici e pubblicati anche a puntate in appendice al Giornale di Sicilia. Sono opere teatrali, poesie, trattati storici. Romanzi scritti con lo pseudonimo di William Gelt, come Calvello il Bastardo, grande romanzo storico siciliano, ambientato nella Palermo di fine Settecento ed anche nel Castello di Trabia, o come I Beati Paoli, un notissimo romanzo che deve essere considerato come uno dei pochi veri romanzi popolari. Beati Paoli, sì, i Beati Paoli erano una setta di incappucciati che, a loro modo, tra realtà e leggenda, amministravano la giustizia nella Palermo settecentesca, difendendo i poveri contro i ricchi, i deboli contro i prepotenti. Altri romanzi, non so, non mi ricordo in questo momento, forse ecco, Come Cagliostro e le sue avventure, un romanzo del 1913-1914, un romanzo storico ovviamente, dove il protagonista è il famoso taumaturgo palermitano Giuseppe Balsamo, in arte Conte di Cagliostro. O come Coriolano della Floresta, che deve considerarsi comunque la continuazione dei Beati Paoli. O come La Vecchia dell'Aceto, ambientato nella Palermo di fine Settecento. Questo è un libro, mio vecchio libro del 1974-75. E qui c'è quella Giovanna Bonanno, l'avvelenatrice passata alla storia appunto come La Vecchia dell'Aceto, che con questo video io vorrei farvi conoscere in maniera più dettagliata, più semplice, più graziosa. Insomma, starei qui per molto tempo ad elencare tutti i suoi lavori, ma non posso, devo andare avanti. E allora, ritornando un po' a Natoli, chi era Natoli? La sua famiglia era originaria di Patti, ma nacque a Palermo il 14 di aprile del 1857. A soli 3 anni, nel 1860, sentite un po', sentite, fu rinchiuso dai Borboni insieme ai genitori nelle carceri palermitane della Vicaria Vecchia, perché la madre, all'arrivo di Garibaldi in Sicilia, nonostante il marito fosse un funzionario borbonico, fece indossare, sentite, ai suoi figli la camicia rossa dei garibaldini, e per questo motivo furono rinchiusi tutti, tutta la famiglia fu rinchiusa in carcere e i loro beni pubblicamente incendiati. E da qui iniziarono per questa famiglia e per lui tante difficoltà economiche che lo accompagnarono per tutta la vita. Già a 17 anni inizia la collaborazione con il Giornale di Sicilia, siamo nel 1874, e negli anni successivi si mise a lavorare come un forsennato per tirare a campare la famiglia. La sua prima moglie, Emma Turretta, con la quale ebbe 3 figli, morì molto giovane, mentre la seconda, tale Teresa Ferretti, molto bella e di vivacissima intelligenza, gli diede addirittura 8 figli. Vai a fare la spesa per tutti. Natoli fu un repubblicano mazziniano e fu pure massone, prima a Palermo e poi a Foggia. Ma torniamo al nostro romanzo. Ed eccoci con La Vecchia dell'Aceto, un bel romanzo intrigante, sicuramente un capolavoro del grande Luigi Natoli. Nella Vecchia dell'Aceto, pubblicato a puntate sul Giornale di Sicilia nel 1927, lo scrittore ci fa conoscere una storia vera, quella di Giovanna Bonanno. O forse meglio Giovanna Pantò, Bonanno era il cognome del marito. Una donna questa esistita veramente a Palermo. Nata nel 1713 ed è tutti ritenuta una strega, una fattucchiera, una megera, una serial killer di una Palermo della metà del Settecento, ricca di miserie e di sfarzi. Siamo appunto nel 1786. Una Palermo tra luci e ombre che si irradiano nei sudici vicoli e negli sfarzosi palazzi tra dame e cavalieri.
Intanto vedete pure scorrere alle mie spalle dei disegni realizzati da Mario Sala e da Pietro Caccopardo per l'edizione stampata nel 1976 ed da Edigardo Natoli per quella del 2016. E continuando, questa Giovanna Boranno fa strage di tantissimi innocenti. E sapete come? Con un aceto particolare, un aceto miracoloso, o forse meglio direi un aceto assassino. Nel romanzo si susseguono una serie di delitti dove si nasconde il mistero, le depravazioni, gli intrighi, le passioni, l'invidia e le nefandezze a dir poco inimmaginabili. E Giovanna Boranno, l'avvelenatrice, ribattezzata la vecchia dell'aceto, si muove tra i vicoli di una Palermo popolata da uomini intoccabili, da donne pettegole e traditrici ed abitata da una nobiltà peccaminosa e corrotta, e dove vengono celati gli scandali, quelli più aberranti, ma anche quelli da quattro soldi. Una Giovanna Boranno che è pronta con il suo veleno a giustiziare i mariti e gli amanti scomodi in una Palermo saturata da amori lussuriosi e travolgenti che hanno generato nel tempo una mole di figli illegittimi, purtroppo creature del passato, del peccato. Figli di... ci siamo capiti. E questa poveraccia Giovanna Boranno viene processata e condannata ed il 30 di luglio del 1789, l'anno della presa della Bastiglia, viene impiccata a Palermo, in Piazza Villena, o meglio, come noi normalmente noi la chiamiamo, i quattro canti di città, in un incrocio tra via Vittorio Emanuele e via Maqueda o Maqueda. Questa povera donna, che si manteneva solo con la carità dei vicini di casa e dei passanti, casualmente ebbe a scoprire le potenzialità benefiche dell'aceto utilizzato per sterminare i pidocchi. Tant'è che in tarda età, siamo nel 1786, lei aveva 73 anni, sì e no, cominciò a vendere, soprattutto a mogli infelicemente sposate, il potente veleno ottenuto miscelando l'aceto con vino bianco e l'arsenico. Vi ricordate le ziette Abby e Marta della indimenticabile commedia americana Arsenico e vecchi merletti, poi adattata pure per l'omonimo film di Frank Capra? Eh sì, siamo lì. Nel corso del processo la Boranno si difendeva affermando che voleva aiutare il prossimo eliminando un coniuge difficile, ma in realtà lo faceva anche per migliorare le sue miserevoli condizioni di vita. La sua storia di assassina comincia un giorno in via Papireto nella bottega di un aromatario, Don Saverio La Monica, dove era stata portata dalla madre una bambina indisposta poiché aveva bevuto, forse per sbaglio, un sorso di aceto per pidocchi, una mistura a base di aceto e arsenico che l'aromatario vendeva. E l'aromatario subito fece, come dire, la fece ingurgitare la bambina dell'olio fino a che la poverina non vomitò, avendo così salva la vita. Giovanna Boranno, che era una donna molto intelligente, capì subito che questa mistura era qualcosa da cui trarre un tornaconto economico e così poter cambiare il suo tenore di vita. Acquistò quindi dall'aromatario un certo quantitativo di aceto per pidocchi e fece un esperimento. Inzuppò un pezzo di pane in questo aceto e lo diede da mangiare ad un cane randagio che aveva catturato, legando il povero animale ad un angolo della strada per vederne le reazioni. E tornato dopo qualche giorno lo trovò morto e capì che questo veleno poteva essere somministrato senza lasciare alcuna traccia. E così cominciò subito a vendere il suo aceto assassino. E lo vendette ad una vicina che desiderava togliersi di torno il marito per restare sola con il suo amante. E iniziata la prima vendita, ne seguirono molte altre. Almeno sei, si disse nel processo. I medici di allora non riuscirono a capire le vere cause della morte delle vittime e quindi la Boranno era molto sicura di sé finché la sua funesta carriera fu interrotta da un errore. E sarebbe troppo lungo, potrei anche raccontarvi questo errore, quindi scopritelo voi stessi leggendo questo affascinante romanzo ambientato ai tempi del viceré Caracciolo in una Palermo di fine Settecento.
dove attorno alla Bonanno si intrecciano pure le disavventure di Giovanni e Rosalia, figli illegittimi di due nobili famiglie palermitane. Leggete il libro. Comunque, per concludere, ritorno a dire che la vecchia dell'aceto fu processata e condannata, e si dice che il suo fantasma continui ad errare in certe notti per quei quartieri e vicoli di Palermo a cui sembra sia rimasta affezionata. La storia di Giovanna Bonanno, tramandata di bocca in bocca e raccontata da Luigi Natoli, risulta oggi inaspettatamente attuale per alcuni temi che si ritrovano, come uno per tutti: il bisogno della gente di credere a falsi imbonitori e presunti maghi. E quanta gente c'è che ha perduto tutto affidandosi alle fattucchiere. Mi raccomando, leggete il libro, è straordinariamente coinvolgente. Alla prossima!